investimenti sulla rete elettrica, quindi si tolgono questi, li avete visti in mezzo alle case, questi tralicci, chiaramente non solo hanno un impatto ambientale negativo, perché qua bisogna costruire una strada e lo impedisce questo traliccio che ora viene tolto, e poi soprattutto l'impatto ambientale dal punto di vista della salute dell'uomo, perché c'è un minore inquinamento e chiaramente comunque questi tralicci che allora furono costruiti fuori dai centri abitati, ma ormai sono dentro il centro abitato, quindi con la struttura e con la rete che viene fatta con via cavo sotterranea, cioè da un punto di vista della sicurezza ambientale, dell'impatto ambientale, della salute e anche delle tecnologie, perché sono strumenti che chiaramente in termini di tecnologia sono migliori e permettono un miglior utilizzo della la rete energetica. Terna in questo è una leader nazionale, una grande eccellenza, lavorano benissimo, quindi avranno investimenti in Campania molto alti, più alti d'Italia dal punto di vista della quantità economica delle risorse, quindi è uno dei grandi interventi che abbiamo messo in campo. In Campania la percentuale dell'investimento è circa il 15% rispetto all'investimento complessivo su tutto il territorio nazionale, che parte non oggi ma è già partito in questo territorio per degli interventi che valgono 100 milioni e poi nei 3 anni 300, e comportano l'eliminazione delle linee aeree e soprattutto realizzazioni di linee in cavo, noi intendiamo per cavo linee che vanno sottoterra.